L'11 maggio 1947, proprio a Torino, accade un fatto che ha dell'incredibile e che dà il senso, ancora di più, della grandiosità della squadra granata. 10 dei suoi uomini vestono contemporaneamente la maglia della nazionale, un record mai battuto e imbattibile. Ci sono tutti, manca solo Bacigalupo. L'avversario è l'Ungheria. Il Torino, vestito d'azzurro, vince per 3-2, doppietta di Gabetto e gol decisivo di Loic. È l'apoteosi. Squadra blocco, squadra armonia, squadra volontà, soprattutto volontà. Il 4 maggio 1949 il grande Torino muore. L'Italia è ferita. La cerimonia funebre lascia senza fiato.